Guerrieri tipo Tagli, una dedica per Laila e Fabi J, il primo milione in Italia. Se qualcuno nei commenti sa dirmi di chi è questo pezzo, allora vincete un cuoricino che vi metterò nella risposta, perché siete dei grandi. Ma io che cazzo ne so, scusa. Detto questo, ragazzi, perché sono ancora in pigiama? La risposta è semplicissima: perché non me lo sono tolto. Porca puttana! Mi sono appena alzato dal letto, ho mille cose da fare, ma volevo fare un video che mi ha veramente... Voglio darvi un consiglio su un anime veramente figo, perché io sono stufo che tutti mi consiglino anime che poi guardi e dici vabbè, carino, tutti ti consigliano tutto, però veramente che ti fa drizzare i peli delle braccia è veramente poca roba. Se volete consigli di telefilm, vi faccio un video a parte e vi distruggo di telefilm belli, cioè nel senso ve li spiego proprio bene quelli che mi hanno colpito. Adesso volevo parlare di questo anime in particolare, video senza tagli, video senza cazzate. Qualcuno mi ha accusato di essere evoluto e sono nati anche dalle basi del mio stile. Video tranquillo per un ragazzo apparentemente tranquillo. Questo video avrà, anzi ha un titolo, Promise Neverland. Allora, questo anime è stata una grandissima rivelazione perché me l'ha consigliato un mio amico, che è un mio amico abbastanza famoso, perché per la cronaca questo mio amico è l'amico di Crematorio, l'amico che Crematorio insulta a morte, a sangue. Ti occhiali di merda, quanto sei disabile mentalmente. Dio c***o, stai zitto, porco c***o. Mio slogan, devo andare a parrucchiere, ciao. Ma va a cagare, Dio. Me l'ha consigliato, ha detto: Gegio, guarda che è venuto fuori sto nuovo anime. Me l'ha detto tipo che erano alla terza, quarta puntata. Ha detto: c'è un anime strafigo, psicologico, so che ti piacerà. E io gli ho risposto: mio carissimo, non dico il nome, me lo guardo perché di te mi fido. Ho iniziato le puntate, mi avevo un po' già infarinato sulla storia, mi sono visto le prime 3-4 puntate e l'anime è veramente una figata assurda. Senza spoilerare, non voglio fare un video lunghissimo, voglio solo parlarvi delle mie impressioni, perché poi dite che io non gioco ai giochi che vi parlo, gli anime. La storia è la storia dei bambini che sono in un orfanotrofio, dove c'è questa mamma che li sorveglia, che li fa crescere, che li fa accudire, gli fa da maestra, gli fa tra l'altro gli fa anche da badante, da tutto, da cuoca, da tutto, perché dentro a questo stabile c'è solo questa maestra, che loro chiamano mamma. I bambini sono felici, sono tutti belli, puliti, vestiti di bianco. Già nella prima puntata si viene a scoprire, ed è la prima puntata, che tutto questo buonismo, tutta questa bella cupola, questo mulino bianco, in realtà è tutta una farsa, perché il mondo, praticamente, da quello che si scopre dalla prima puntata, non vi sto spoilerando, la serie ha 12 episodi ed è già finita la prima stagione, quindi sono pochini ma belli pre. Quello che mi piace di questo cartone è che vanno avanti proprio fissi, cioè voi alla 12ª puntata dite: cazzo, c'è tanta roba. Non si perdono tempo in puntate filler dove i bambini giocano cazzate varie. Già la prima puntata verremo a conoscenza che lo franotrofio non è altro che un allevamento e i bambini non sono altro che la carne da macellare. Il mondo, a quanto pare, dalle info che si sanno, è fatto da dei demoni, proprio dei mostri, dei diavoli, tipo degli scarafaggi giganti, dei demoni, mettetevi a vedere, dei demoni, dei diavoli, dei dinosauri, dei diavoli, dei demoni, ma vaffanculo, dei diavoli, insomma avete capito, dai, avete fantasia, guardate il web, devo star qui, vi metterò una foto dopo nel video, che cazzo ne so, insomma è fatto da questi diavoli e la mamma è buonissima, la mamma, sì, dovete studiare, dovete, praticamente la mamma sta allevando questi bambini perché i bambini più diventano intelligenti, più diventano bravi, sono merce più appetitosa per questi demoni. I bambini vengono allevati fino all'età di 12 anni, età in cui poi vengono spediti perché ormai sono formati, e questi demoni, da quello che si è capito, mangiano il cervello ai bambini, e più i bambini sono colti, sono bravi, sono rispettosi, non hanno subito traumi, perché l'importante è anche questo, che non abbiano subito traumi, crescono insomma in un bel posto e la carne diventa buona, diventa appetitosa, e loro la pagano cara, non si sa chi, perché non si è ancora capito se la mamma è solo una dipendente. Da quello che si è capito, la mamma è lì, è l'unica fra le poche che è riuscita a diventare adulta senza essere uccisa, in modo da allevare gli altri bambini. Poi durante la serie manderanno un'altra sorella per aiutare la mamma e ci saranno tutti gli intrighi. Insomma, la cosa figa è che i bambini sono dei bambini piccoli,
piccoli perché hanno voluto fare, no, chiamano shonen, quelli dove ci sono i bambini. Comunque i bambini sono piccoli, tipo hanno 10 anni, hanno 11 anni, hanno 12 anni, perché il massimo è 12, però sono talmente intelligenti che sembra di vedere, dico io, Light Yagami, cioè sono furbi, parlano fra di loro in modo furbo. La mamma è ancora più furba perché lei sa sempre cosa stanno facendo, cosa sta... nel senso sa sempre, è molto scaltra. I ragazzini quindi sono delle faine. Insomma, lo scopo in questa stagione sarà fuggire. Ormai scoprono, vabbè, ma ne lo scoprono nella prima puntata di tutta questa storia, di questo allevamento, quindi sarà tutto un gioco psicologico del tu sai che ho capito, ma ti voglio far capire che tu non ho capito, e quindi è tutto un sai non sai, io non ti dico che tu non sai, però tu sai che io so, che io so, è tutta una roba del genere. È veramente figo, veramente pregno, non ci sono puntate di perdite di tempo, vi dico, o intrighi amorose o cazzate varie. Sì, loro si vogliono bene, però è 12 puntate veramente pregne. Mi hanno detto che c'è il manga che è molto più avanti, molto o di poco non lo so, vale la pena guardare. Anime che resterà nella storia, ma comunque adesso lo continueranno, e per me ha già solcato il limite degli anime veramente da guardare e che rimane, perché è psicologico ed è una figata. Quindi, senza tanto spoilerare, senza rendere il video troppo prolisso, vi dico che è da guardare e ve lo consiglio perché me lo sono pappato tutto. Usciva, sì, perché è arrivato alle 12 ogni giovedì su ViviVid, quindi lo guardate anche subato, ma legalmente, non illegalmente, e quindi è anche una bella roba, ve lo vedete lì, veramente da seguire. E niente, dai, vi ho dato questa dritta, ditemi cosa ne pensate se lo avete già visto. Ho visto che nei siti dove parlano di anime sta già calcando le classifiche, è sempre fra i primi o il secondo consigliato. Poi loro vi consigliano sempre la terza stagione di AO, la seconda stagione di One Punch Man, che a me non è piaciuto, e quindi ditemi cosa ne pensate, cocoriti, che semmai, se vi piace questa, non è una rubrica, è un video, rubrica, mica rubrica, quindi ve lo sto consigliando e vi ho dato, insomma, un'infarinatura senza dirvi nel dettaglio cosa succederà. Consigliatemi anche voi qualcosa, ma ho un po' già sondato tutto il panorama, quelli che ci sono sono proprio caccherella, quindi se arrivo a dirvi a io che è bello, spero che qualcuno mi scriva nei commenti: Gegio, hai proprio dei buoni gusti, perché mi hai consigliato una bomba, una mina, ed è quello che penso di aver consigliato, spero. Sì o no, ragazzi? Sì o no? Sì o no? Come sempre, questo video termina qui. Video tranquillo, come sempre. Oklahoma. E al prossimo. Oklahoma. E al prossimo.